Guardi, lo spiraglio è sempre aperto, nel senso, noi abbiamo approvato una legge, non la tavola della legge della Bibbia, ma basta che il territorio trovi un accordo. Noi, per quello che riguarda la regione, che il distretto sia fatto in un modo o non sia fatto in un altro è abbastanza irrilevante. Noi ragioneremo con la forma di organizzazione che il territorio avrà scelto liberamente di adottare. Certamente non si può stare sotto due aziende sanitarie contemporaneamente, per cui è necessario che il territorio, se si trova d'accordo, scelga sotto, diciamo, con quale azienda sanitaria, a quale azienda sanitaria fare riferimento, sia l'azienda sanitaria dell'area vasta centro o a quella della sud-est. Questo mi pare sia il punto dirimente. Certamente non è possibile che si stia sotto due padroni.